Questo programma è presentato da Passione Educativa Edizioni. Mi chiamo Nicla Sibillano, sono di Andria, gestisco un laboratorio di pasticceria cake design. Il mio motto è crederci e mai arrendersi. Ciao Nicla, grazie perché ci permetti di entrare nel tuo mondo. Siamo in una pasticceria, ma non solo, anche qualcosa di più. Sì, è un laboratorio di cake design e di conseguenza siamo attenti non solo alla bontà, ma anche alla presentazione di dolci, biscotti, cupcake, quindi e quant'altro. Il contenuto, il sapore, ma anche la forma sì. attraverso la quale poi si presenta sì, il prodotto. Sì, è molto importante. Nicola, questa attività, naturalmente prima ancora di essere un'attività commerciale che ti permette di vivere, credo che mi sembra di aver capito, ti ha anche permesso di mettere su famiglia, però nasce da una passione. Sì. Ci vuoi raccontare come ti è venuta in mente questa idea e come hai scoperto questa vocazione? Cake design naturalmente è arte, è una delle tante forme. Sin da piccolina, sin da quando frequentavo le medie, tant'è che presso la mia scuola ci sono ancora dei miei lavori esposti. E quindi ho deciso poi di portare avanti questa mia passione e naturalmente ho approfondito tramite anche una scuola quelle che sono le basi e l'ho portata avanti. Quindi una passione che si è trasformata in un'attività lavorativa e che a un certo punto ha visto la realizzazione di questo luogo. Ci vuoi spiegare concretamente come si allestisce una pasticceria? È molto importante, insomma, alla base dobbiamo crederci, insomma, in quello che noi facciamo e dopo poi bisogna soprattutto circondarsi di persone del settore e non solo, che ti diano tanta di quella forza, che ti aiutino ad andare a proseguire, insomma, nel progetto in cui si crede, ecco. E pian piano ogni passo viene da sé. Come si allestisce una pasticceria? Quali sono i ferri del mestiere? Cosa deve esserci in un laboratorio dolciario? Allora, innanzitutto le mani sono lo strumento principale e dopo poi e soprattutto anche la creatività. E il resto sì, è importante, però io dico sempre il cake design come l'arte non si impara da nessuna parte, è un qualcosa che si possiede e dopo poi viene perfezionata tramite scuole, tecniche e quant'altro. Sì, a tal proposito, quindi innanzitutto la scoperta di queste qualità, di queste potenzialità, però poi la formazione è fondamentale. Sì, è fondamentale. Esistono dei corsi di formazione? Sì, di tutti i tipi, dal cake design a pasticceria base, a lavorazione del cioccolato, dello zucchero, ci sono tanti, insomma, indirizzi. E tu mi sembra di aver capito che hai partecipato a diversi corsi.
Sì, ho frequentato una scuola di design e corsi di pasticceria ho fatto. Ok. E quindi poi a un certo punto hai deciso di aprire questo Sì. luogo che dopo ci farai visitare, vedremo, e che però assume, questo colpisce al visitatore, al cliente, più che un negozio, sembra di stare in un soggiorno, in un locale, in un Sì. Perché ambiente diverso. Come mai questa scelta? desidero che il cliente quando viene da me abbia la sensazione di trovarsi a casa. È questo che io voglio. Sempre osservando e guardandoci intorno, abbiamo visto una serie di prodotti diversi tra di loro. Esiste una sorta di classificazione. Il cliente che viene e volesse essere più specifico nella richiesta, cosa potrebbe ordinarvi, chiedere? Allora, io ho deciso appunto di indirizzare la mia attività verso la produzione e la creazione di torte e magari qualcosa che sia inerente sempre, ecco, a tema. Adesso è di fondamentale importanza il tema di ogni festa, che so, magari il tema Topolino. E ci può tranquillamente essere la realizzazione di una torta e contestualmente anche di cupcake, di cake pops, che sono dei piccoli pasticcini e possono essere decorati a tema Topolino. È un Ok, esempio. quindi il cliente può chiedervi un tema Sì. e sai adeguarti rispetto all'esigenza. Sì. Senti, invece, secondo quello che è anche la finalità del nostro programma, noi ci rivolgiamo principalmente ai giovani, una delle intenzioni vuole essere anche quella di dare degli spunti. E cosa ti sentiresti di dire ad un giovane che magari, ecco, riscoprendo una sua vocazione, una sua qualità, una sua passione nei confronti di un'attività anche sul piano sul piano professionale, volesse provarci e quindi vivere un'esperienza come l'hai vissuta tu? Quello che io consiglio per i ragazzi che volessero intraprendere questo percorso, questa strada lavorativa, in primis io consiglio di sfruttare le passioni che ognuno di noi ha, ma metterle a frutto anche attraverso un percorso formativo, di crederci e per me io aggiungo anche tanta fede. Tanta fede perché ti aiuta ad andare avanti anche quando ci possono, perché comunque a livello lavorativo possono presentare e si presentano, non è soltanto un'eventualità, dei momenti non proprio facili e quindi bisogna essere belli, belli forti e quindi per me la fede anche aiuta tanto in tutte le sfaccettature della vita, ecco, comprese quelle lavorative. Sì, Nicola, a proposito di questo, di fede e quindi anche di adesione alla Chiesa, di solito l'ultima domanda che poniamo riguarda questo rapporto tra il giovane protagonista della puntata e la Chiesa e quindi il supporto che questa anche attraverso il progetto Policoro ha potuto apportare. E ti chiedo quindi in che modo concretamente sei stata aiutata, supportata. Allora, il supporto è un supporto economico, ma al di là del supporto economico io ho trovato persone, persone con un gran cuore che mi sono state e sono tuttora amici. Guarda, a tal proposito abbiamo ascoltato sulla tua realtà il direttore della Caritas che ci ha lasciato una piccola dichiarazione. Finanziare e sostenere un progetto di pasticceria per noi aveva un duplice significato. Da un lato, quello di sostenere un'attività artigianale con l'utilizzo anche di prodotti naturali e a chilometro zero. Dall'altro lato la possibilità di far emergere dal sommerso e dare una opportunità di strutturazione di azienda a chi ha voluto fare di questa passione personale una attività imprenditoriale. Bene, Nicola, questo è il momento in cui di solito facciamo vedere ai nostri telespettatori il luogo, l'azienda che stiamo visitando. Se ci fai fare un giro. Con piacere.
Rieccoci, siamo con Nicla presso quello che è un laboratorio dolciario, ma anche qualcosa in più. È il momento del tutorial. Nicla, quale conoscenza ci trasmetterai? Vi faccio vedere come decorare un cupcake nella maniera più semplice possibile. Allora, adesso vi mostro la preparazione di un cupcake dalla base sino alla decorazione. Per la realizzazione di questi cupcake, ecco, vi do la ricetta che prevede l'utilizzo di parti uguali di zucchero, burro, farina e uova. Quindi possiamo utilizzare tranquillamente 200 g di farina, 200 di zucchero, 200 g di uova e 200 g di burro. Bisogna partire con una lavorazione di zucchero e burro con la planetaria, utilizzando la frusta per un paio di minuti affinché non otteniamo una crema bella spumosa e chiara. Dopodiché aggiungere un uovo alla volta e passare ad introdurre il successivo nel momento in cui il primo è stato ben inglobato. E dopodiché possiamo poco per volta incorporare la farina a cucchiaiate, mescolando dal basso verso l'alto. Non dimentichiamo che a questa ricetta è possibile anche aggiungere un po' di lievito, anche quei 4-5 grammi possono bastare. Se se ne vuole aumentare ancora di più la sofficità. Iniziamo a decorare. Possiamo fare una decorazione solo in pasta di zucchero, oppure possiamo utilizzare sia la pasta di zucchero o coadiuvare il tutto con una crema al burro o con una semplice panna fresca. Io adesso vado a decorarla con la panna. Ecco, dobbiamo fornirci di una sac à poche, che sono degli strumenti con dei beccucci a stella possibilmente, che si possono reperire facilmente presso negozi di cake design e non solo, sono quindi facilmente reperibili. Iniziamo appunto con la decorazione. Bisogna partire dal centro e poi andare lungo i bordi per poi risalire. Ecco, questa è una decorazione base. Ne facciamo un altro. Ok, dopodiché andiamo, se vogliamo renderlo ancora più bello, a decorare il tutto con dei fiori. Vi mostro questi qui, sono naturalmente nella versione molto, molto più grande di quella che noi andremo a realizzare, però dobbiamo partire dal presupposto che la tecnica è sempre la stessa, che adesso vi andrò a mostrare. Ecco, questo ne è un altro. Quindi lavoriamo la pasta di zucchero con le mani, la scaldiamo. Dopodiché prendiamo un mattarello e stendiamo. Naturalmente questo è un mattarello molto piccolo. Possiamo utilizzare degli stampini, anche questi sono facilmente reperibili e questi qui danno già la forma, sono degli stampini ad espulsione. Possiamo avere diverse dimensioni. Naturalmente, se vogliamo dare l'aspetto più verosimile al fiore, possiamo modellarlo tra le mani. Dopodiché lasciar un po' asciugare affinché prenda la forma. Ok, possiamo fare anche il pallino all'interno.
utilizzando magari anche un altro strumento. Ecco, adesso il primo che sono riuscita a recuperare. Se invece vogliamo realizzare qualcosa un po' di più complesso, possiamo fare una rosa. Ecco, questo è un altro stampino, ma a forma di petalo, però possiamo utilizzare tranquillamente, se naturalmente non lo si possiede, anche un semplice cerchietto, ecco, uno stampino rotondo. Anche questi si possono modellare tranquillamente con le mani, anche se in commercio ci sono degli strumenti idonei per poterlo fare, ma non voglio, insomma, è un tutorial base, complicare il tutto. E iniziamo praticamente ad assemblarli. Li sovrapponiamo. Dopodiché li arrotoliamo verso l'interno. Così. E dopo, sempre modellando con le mani, facciamo un primo giro a 3 e dopo a 5. Modelliamo anche questi. Dopo anche in questo caso andiamo a sovrapporre il tutto. E assembliamo. Per potersi girare il tutto, in commercio c'è anche la colla alimentare, ma possiamo farlo tranquillamente anche se non la riusciamo a reperire con l'acqua e un piccolo pennellino. Fa da collante. Ecco, questa è una rosa, ecco, base. E anche questa dovremmo farla asciugare per qualche minuto. Dopo aver aspettato un po' di tempo, possiamo sovrapporre la nostra rosa sul cupcake e decorarla. Magari ci possiamo mettere vicino qualche altro fiore. Possiamo fare anche qui un altro pallino all'interno che richiama il pistillo del colore della rosa. Ed ecco che in un breve tempo siamo riusciti a decorare due cupcake. Rieccoci, grazie Nicla per averci trasmesso questa conoscenza, questa ulteriore curiosità rispetto a quello che può essere il tuo lavoro, che interessa un po' tutti noi perché siamo tutti golosi. E volevo quindi ringraziarti per aver aderito al nostro programma e non so se hai voglia di dire un'ultima battuta, trasmettere un'ultima battuta ai nostri. Intanto io ringrazio lei per la sua disponibilità e quello che mi sento di dire a tutti i ragazzi è, ecco, di far sì che le proprie passioni diventino il proprio punto di forza.